il pazzo. Naturalmente qui dobbiamo stare radente e dobbiamo fare destro, destro, sinistro, sinistro, destro, destro. Perché si chiamano misti? Perché se voi vedete in mezzo c'è anche un balzo, bravo, ci sono dei balzi sulla gamba sola e poi c'è un balzo alternato, perché io faccio uno, due, poi faccio il balzo alternato, poi uno, due, balzo alternato, uno, due, quindi successivi e alternati, quindi misti, insalata e pomodoro, insalata mista, solo pomodoro, insalata con pomodoro. Perché il caricamento carichiamo sempre? No, no, tutto. Caricare non voglio sentire, caricare si carica la pistola, si carica la macchina, si carica un camion. Qua non carichiamo nulla. Qua teniamo radente, stiamo facendo salti in estensione. Quindi, parabole radenti, ginocchio quasi bloccato, lavoriamo con le anche, tutto il piede a terra, fammi vedere. Uno. Grandissimi, siete degli allievi stupendi, bravi, andiamo. Non ti puntare, se ti punti è finita, è la morte dell'atletica se ti punti, vai, è la morte del balzo, guarda quanto sono brave le signore, bravissime, bravi ragazzi, arrivate qui, non fate tanto, a me interessa che facciate l'esercizio, perché? Perché se riuscite a fare questi esercizi, lo fate vedere ai vostri ragazzi, troppo sulle punte signorina, no, questa volta hai vinto tu, sono abituato a... E certo che essendo un dolore sava è tutto sulle punte, chiaro che da una parte la forza deve scaricare, scarica sulla schiena, tutto quindi lei terra, non scarica sui piedi. Piano piano. Ragazzi, ma vi siete, state rendendo conto piano piano che lo state facendo tutti? Cioè, ve ne accorgete o no? Bravissima signora, bravissima, bravissima. Andiamo Andrea, tutto il piede a terra, Andrea. Ragazzi, piano piano e tutto il piede a terra, imparate il movimento, perché il bambino non vuole vedere che fate i fuochi d'artificio, vuole vedere come si fa il movimento e saperlo fare. Fatemi piano piano, voi questo dovete imparare, a fare un movimento perché dovete proporre a loro. Che idea gli do? Benissimo, bravi, bravi. Allora, fermi tutti, fermi là, tutti e tre, fermi. Allora, che differenza c'è fra l'esercizio che ha fatto SPG, quindi? Nome. Giampiero e loro due. Che differenza c'è? Quel lui andava in lungo e non in alto. Lui? No, lui quasi pattinava. Allora, nel passaggio, rifà l'esercizio lui e fai l'esercizio tu, Isla. Perché lui ha una questione coordinativa, condizionale. Cioè lui non ha la forza per fare un determinato esercizio. Io lo vedo perché faccio questo lavoro da tanto tempo, quindi ho una professionalità molto spiccata, quindi vedo che lui l'esercizio non è che non lo riusciva a fare perché non l'ha capito, non lo riesce a fare perché non avendo tanta forza trova difficoltà a fare una cosa che vorrei io. Lui invece di forza ce n'ha da vendere, devo solamente, come si dice, accendere l'interruttore per fargli accendere la lampadina, che c'ha il buio in questo esercizio, in questa cosa che ti dico io, quando glielo dirò cambierà completamente, lui invece già lo fa, fa l'esercizio. Ditemi. Ah, brava la signora! Questo è il nostro mestiere, vede la signora che. Non fa il balzo! Mentre lui fa destro, destro, balzo, sinistro, sinistro, balzo, l'altro fa destro, destro e poi fa il passettino, capito? Lo chiamo io il salto della quaglia. Allora, Isla, no salto della quaglia, salto del canguro. Allora fai. Uno, due, balzo lungo, balzo lungo, fammi vedere. Vai. E se no faccio come Benini, quando faccio ai ragazzi, e se non lo fai, addio a tutta la tua famiglia. Eccolo, vedete? Guardate adesso come lo fa bene, bravo Isla. Bravo, bravo. Un applauso. Avete visto? Avete visto? C'ha la forza, ma non la cosa. Eccolo, bravo. Allora, se io chiedevo, come si chiama? Si è suicidato. Lui si è scappato, come ti chiami? Michele. Michele, sì, a Michele gli dico di fare questo. Michele lo fa, ma trova più difficoltà perché non ha la forza che ha Isla. Allora io devo capire se l'errore tecnico è un errore coordinativo o condizionale. Allora, per lui è un errore, lo sapevo già, coordinativo, perché lui è forte muscolarmente. Appena gli ho detto apri, ha aperto. E questo nel salto triplo ti cambia la vita, perché quando lui fa
destro e poi deve passare sull'altro arto e apre come ha fatto adesso, guadagna 2 metri. Invece prima avrebbe fatto 1 e poi più. Ed è un errore. L'evoluzione della specie, ve lo faccio solo sentire per quanto è difficile, è il salto più difficile da improntare. Per questo ai vostri atleti gli dovete chiedere e dire 2 cose fondamentali. Parabole molto radenti, ginocchio bloccato, disteso. Non voglio che piegate il ginocchio, se no non ce la fate a fare. Allora, passo e stacco. Passo e stacco alternato. Passo, cioè balzi misti. Giusto? Passo e stacco alternato. Balzi alternato. Destro, sinistro. Balzi misti. Destro, destro, sinistro, sinistro. Per ultimo, balzi successivi. Tutti sullo stesso arco. Qui naturalmente io adesso vado a caricare tutto il mio peso su un arto solo e non lo vado a fare per un salto, ma lo vado a fare consecutivamente per più salti. E allora che cosa devo? E siccome è un esercizio molto importante, oltre che per il turista e per il lunghista, ma per lo sviluppo della forza speciale, io ai miei ragazzi che non hanno grande forza, perché sono ragazzi, non sono atleti evoluti, gli devo dire 2 cose importanti. Primo, che mi interessa l'aspetto tecnico, non l'aspetto condizionale. E secondo, che mi interessa che questo lavoro lo faccia radente, a ginocchia quasi bloccato, ecco qui, con buon utilizzo dell'arto libero. Questo è l'esercizio. Facendo in questo modo, vedete, non ho neanche il fiatone. Non ti stanchi, perché lo fai bene. Metti lì, tum, 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 tum. Vedete come poggio tutto a terra, come sto con la gamba bella rigida? Quindi carico tutto su questa articolazione, un'articolazione forte. Comincio a fare. Faccio 2-3 balzi e il ragazzino schioda. Provate l'esercizio. Sei morta, eh? Siamo solo al primo giro, al secondo giro. Provare piano piano. Radente. Bravo. Guarda avanti, non guardare per terra. Bravissimi. Andiamo. Radente. Lui spinge dietro. Ecco, lui spinge avanti. Lui fa un lavoro contrario. Bravissima signora, brava, non ne fate tanti, voglio solo che voi. Ragazzi, piano, non andare sulle punte, piano. Poggia tutto il piede a terra. Piano. Bravo Andrea. Piano, che dura, piano. Stop, bene, piano. Bravi. Ok. No. Il ginocchio legato. Però lo fa. Cioè il suo problema non è così, il suo problema è cioè, forza. Ma reduce dalle vene. Non ti preoccupare, 10 kg fa lo facevi più. Adesso ti rimetti 10 kg e questo esercizio lo fai apposta. Carenza di forza. Giusto? Per andare avanti col ginocchio, per aiutarlo, invece di andare avanti con la gamba a fare questo e aiuti l'arco di spinta. Andare avanti solo con lui. Quindi invece di andare avanti con tutto l'arco, andare avanti solamente con la gamba, con la tibia, quindi di grado bene. Ragazzi, molto bene. Quando fate vedere questo esercizio, non dovete far vedere gli spari a colori, dovete far vedere l'esercizio bene, corretto. Quindi ne fate 2 o 3, basta. Ho visto delle signore che hanno fatto benissimo, perfetto. Allora, adesso non rifate voi due, che siete giovani e potete, ripeto, anche morire. Non è un problema, chiamo un meeting, ma non è un problema. Poveraccio, questi sono i miei allievi, devono soffrire, devono. Allora, guardate, un corretto utilizzo dell'arto libero e un cattivo utilizzo dell'arto libero. Ragazzi, ma questo è importantissimo, voi non potete immaginare in questo modo, al caldo e facendo questa esercitazione, quanto sia utile questo fatto, perché quando mai da soli potete perdere a vedere quello che fa, cioè qua vedete l'errore, non errore, poi siccome siamo tutti fra adulti, siamo tutti, è importante anche questo, se voi eravate tutti precisi, io stavo qua, ma andavo a casa, che stavo a fare? Se stiamo qua a fare un corso d'aggiornamento, a fare un corso istruttorio, perché dobbiamo capire l'errore, la tecnica di prestazione, come migliorarla, come la progressione didattica e tutto, fai tutto l'esercizio da solo. Guardate l'arto libero come aiuta, vedete? Quando lui spinge, l'arto libero crea una situazione. Fa lo stesso esercizio, sbagliando, che se fai bene è sbagliato. Vedete lui invece che fa? Quando avanza, che cosa fa l'arto libero? Va dietro. Quindi i vettori di forza, per parlare difficile, in uno sono tutti concentrati verso la spinta in avanti. In uno c'è un vettore di forza, cioè tutti i vettori di forza del tronco, dell'arto di spinta, concentrati davanti. E ci sono dei vettori che vanno verso dietro.
Quindi dobbiamo migliorare. Sapete come lo facciamo migliorare? Come vi faccio vedere? Mettiti le mani dietro. Fa lo stesso esercizio, moglie, lei si scaccia dietro. Ecco qua, guardate l'arto libero come comincia a spingere avanti. Perché voglio vedere con le mani che non ti puoi aiutare a fare questo come avanza. Avete visto con un piccolissimo espediente come l'abbiamo... Bravo. Capito ragazzi? Questo che abbiamo fatto oggi, e ci sono altri 1000 esercizi, ma questo mi serviva come progressione didattica per arrivare al balzo più difficile, perché quando i nostri allievi sanno fare il salto successivo, sono pronti per fare il salto 3. Quando sanno fare il passo e stacco destro, passo e stacco sinistro, passo e stacco alternato, sono pronti per fare il salto in lungo. Possiamo andare in pedana. Quindi oggi potevo scegliere tante progressioni sulla corsa, sul balzo, sulla combinazione corse-balzo. Ho scelto questo tipo di combinazione perché dopo questo fatto qui, che ci porta poi ad andare in pedana per fare l'allenamento tecnico, noi siamo pronti per portare i nostri ragazzi in pedana con cognizione di causa. Attenzione, vi dico invece un'altra cosa per il discorso dei ponti che vi ho detto ieri, dello sviluppo logico, che il passo e stacco che poi hanno imparato diventa tre passi e stacco, perché poi noi dobbiamo combinare tutte le esercitazioni di forza con le esercitazioni di salto. Quindi se io vi dico di fare tre passi e stacco, sempre con la stessa gamba, provo un po' a farlo, uno, due, tre, stacco, uno, due, tre, stacco, sempre con la stessa gamba. Oh. Quello è consecutivo. Due passi. Passo e stacco. Tre passi e stacco. Quindi devi correre, devi fare uno, due, tre, corri e poi stacchi. Uno, due, tre e poi stacchi. Vieni qua, prova. Tre passi e uno stacco. Tre passi normali di corsa. Ah, ok. Proviamo, proviamo. Vai, la cambi gamba così con tre passi. Sì. Okay. Bravo, hai capito? Tre passi e stacco. Perché se faccio quattro, faccio una volta col destro e una volta col sinistro. Qui è diverso, perché questi sono passi e sono appoggi diversi, perché io stacco e poi atterro con l'altra gamba. Ma questo già mi vale uno. Poi faccio due, tre, quattro e stacco. Però guardate. Non ti dispari. Guardate, io lo faccio perfetto. Avete visto che non c'è differenza tra correre e staccare? Avete visto com'è dinamico l'esercizio? 1, 2, 3 stacco, 1, 2, 3 stacco. Non ci sono caricamenti? Questo serve per unire la corsa con il salto. E poi posso fare 5 passi e stacco. E poi posso fare 7 passi e stacco. Sul prato. Quando vado in pedale gli dico fate 1, 2, 3 stacco e chiusura. Siete già pronti?